I Golden State Warriors si aggiudicano gara 3 portando la serie sul 3-0 con la possibilità di vincere il titolo in gara 4 a Cleveland. Sentiamo i protagonisti. Hi Steph, Valeria Rubino, Viaggio Sport, Corriere della Sera. Come è cambiato nelle finali di questi 4 anni il vostro approccio alla sfida di avere di fronte uno dei giocatori con il più elevato quoziente intellettivo in campo della storia, LeBron James? Vi sentite un po' più sicuri ora? Le finali tirano fuori il meglio di te e quando la sfida in campo è tanto bella quanto lo è stata ogni anno in cui abbiamo avuto di fronte LeBron e la sua squadra, riuscire a dare il meglio in questa serie di partite è un test sia mentale che fisico. Ripensando al 2015-2016, all'anno scorso e a quest'anno, sono tante le sfide che abbiamo dovuto affrontare, a volte con successo ed altre no. Sono sicuramente diventato un giocatore migliore rispetto a prima di queste 4 finali e spero che questo sarà apprezzato. LeBron ha appena detto che per vincere questa serie bisogna avere il talento, ma anche usare molto cervello. Con che mentalità dovete affrontare gara 4 per portare a casa il titolo? Dobbiamo capire ogni dettaglio di ciò che va fatto in difesa contro una squadra come Cleveland. Per vincere dobbiamo capire che gara 4 sarà la più difficile della serie. Per 48 minuti avremo bisogno di energia, impegno, attenzione da parte di ogni giocatore che entrerà in campo. Un po' come abbiamo fatto in gara 3. Sapevamo che avrebbero giocato in modo aggressivo e siamo riusciti a non farci sopraffare dalla tempesta, dal loro attacco, dalle urla dei fan e dall'atmosfera ostile. Dobbiamo mantenere l'autocontrollo, indipendentemente dai canestri che faremo, dagli arbitri, dal punteggio. Dobbiamo continuare a lottare e a giocare il nostro basket, perché le partite che chiudono una serie sono le più difficili dei playoff. Siamo più sicuri perché c'è ormai un senso di familiarità con questa sfida, siamo un po' meno nervosi. Trovarsi davanti a un giocatore come LeBron James è un giocatore unico, forse non ne nasceranno più come lui. Non possiamo fermarlo da soli, deve essere un lavoro di gruppo e dobbiamo riuscire anche a divertirci mentre lottiamo contro questo talento. Valeria Rubino, Viaggio Sport, Corriere della Sera. Qual è l'impatto di queste 3 partite sul tuo amore per la competizione e sul tuo approccio mentale a una sfida che è diventata ancora più grande? Amo la competizione. In fin dei conti, se vinciamo o perdiamo, far parte del più grande palcoscenico del nostro sport è una cosa che ho sempre amato e che non do mai per scontata. Il mio amore per questo sport diventa di giorno in giorno più grande e spero che il mio stile di gioco e il mio fisico mi permettano di restare a questi livelli negli anni a venire.